un elemento in più rispetto a cosa significhi, perché poi questa domanda della decisione secondo me rimanda a un altro tema che per me è quotidiano, che cosa significa gestire un'azienda che ha una tale ricchezza dal punto di vista editoriale. Il Presidente lo citava, 1800 giornalisti, per citare solo i giornalisti, 13.000 persone. E in questo senso credo che il compito mio non sia ovviamente di essere né censore né essere l'ultimo decisore di tutto. Ovviamente sono l'ultimo decisore quando serve, però la verità è che il tema è come riuscire a far sì che questo valore si esprima e dia vita a un'azienda plurale, dove sia ben chiaro, non voglio che ci sia il pluralismo non ha nulla a che vedere con fare un'intervista in cui un mafioso parla da mafioso.